Alice è una giovane 25enne che sta studiando medicina legale e ha questa capacità di mettersi sempre perennemente nei guai. Ogni volta c'è sempre un lato comico, c'è sempre un risvolto comico, anche nei gialli o nei drammi. E Claudio Cicci sono due personaggi completamente opposti. Arthur è il figlio di un grande uomo della medicina legale. Io interpreto Cicci, che è cattivo, ma in realtà sì, è cattivo. Pare che si voglia molto bene a quelli così, cioè un po' cinici per non dire un'altra, ecco, un po' stronzi, via. Uno fa il reporter in giro per il mondo, l'altro invece fa il medico, il professore, ma quello che li accomuna è la passione che entrambi hanno verso il loro lavoro ed è quello che affascina Alice. L'allieve è una specie di crossover. Però l'amore non manca. Una comica commedia romantica gialla. Abbiamo visto una scena della scazzottata, però bisogna precisare che Alice ha delle visioni. Lei piacerebbe da morire che due uomini si prendessero a pugni per lei. La scazzottata con Arthur, faticosissima. E devo dire che Lino Guanciale è stato un ottimo avversario, nel senso che è bello piazzato. Volano tavoli, sì, un po' come nei film di Bud Spencer e Terence Hill dei bei tempi. Da spettatrice guardo tutto tranne gli horror, perché io li sogno una notte per mesi. Una grandissima serie, quella che preferisco fino ad ora, è Breaking Bad. Guardo soprattutto thrilling di costruzione psicologica. Faccio un esempio, io sono un patito di Mad Men. Come attore io credo che quello che mi piace è riuscire attraverso un personaggio, una storia, a scoprire qualcosa di me. Per il futuro mi auguro di fare sempre personaggi cattivi. Mi piace molto, Alice, mi diverte moltissimo, quindi spero che divertirà anche voi.